Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video! Fa stranissimo dirlo anche a me, perché sono 2 mesi che non carico un video e dall'ultimo in cui vi spiegavo appunto del perché dell'assenza, perché già in quel periodo vedevo che passavano delle settimane e io non avevo tanta voglia di giocare, quindi di caricarvi puntate. E mi dispiaceva troppissimo, infatti vi ho fatto quel video in cui vi ho spiegato. Se qualcuno se l'è perso perché YouTube non ha mandato la notifica, un avviso, e poi sono anche passati 2 mesetti e quindi capitate qui per caso, è perché sono in dolce attesa. E quindi ragazzi, la testa è altrove. È partita la testa, non c'è più. E quindi in quel video comunque avevo messo anche un po' le mani avanti raccontandovi tutti i motivi del perché non avevo voglia, insomma vi ho spiegato tutto, perché tanto avevo già capito che anche nei mesi successivi avrei continuato tipo a non caricare, e infatti è così. Poi molto spesso in direct mi chiedete come sta andando la gravidanza e volete fare 2 chiacchiere con me. Infatti in un ultimo sondaggio, quello che ho fatto sempre su Instagram, vi ho chiesto se appunto vi faceva piacere un vlog del genere, e la maggior parte di voi mi avete detto di sì, e quindi eccoci qui a chiacchierare insieme, a dirvi un po' come stanno andando le cose. Allora, prima una premessa, parliamo un attimo del gioco, perché giustamente questi video in cui potrei parlare di una gravidanza, in cui potrei mostrarvi delle cose, non interessano a tutti, perché sul mio canale è vero che ci sono anche tanti ragazzini che giustamente a tutto pensano tranne che alla vita adulta, come si dice, no? Quindi tutti questi cambiamenti, che può essere un matrimonio, che può essere una gravidanza, tutte queste cose qui, e quindi capirò se giustamente non vedrete questo video e lo state per chiudere, perché giustamente non è un argomento che vi interessa. Però ho anche un'altra fetta di iscritti che sono miei coetanee, o anche più piccole, anche più grandi, che comunque hanno famiglia o sono come me in dolce attesa o hanno partito da poco, che comunque sono video a cui interessano, che tipo sono anch'io la prima che ormai ultimamente sta guardando questi generi di video, e quindi se vi fa piacere io poi posso continuare a fare ogni tanto dei vlog in cui vi racconto e parliamo insieme di questa esperienza. E niente, torniamo a noi. Allora, per quanto riguarda il gioco, sto giocando veramente pochissimissimo, proprio a pillole. E per chi segue Instagram, mi dispiace, lo dico sempre, che non tutti potete seguirlo, però comunque avrete visto la mia galleria di The Sims, ovvero ho caricato una coppia di amiche, Rachel e Melissa. Rachel la conoscete perché è una simmina che avevo creato per Crazy Love, una serie che poi, ahimè, si è bloccata sul canale perché mi sono bloccata io, cioè come se avessi avuto il blocco dello scrittore, perché doveva essere una serie diversa dalle altre, anziché farla gameplay doveva essere come una sorta di copione scritto, una sceneggiatura, e che io vi raccontavo le vicende di questi ragazzi, ma ha avuto il blocco davvero, ecco perché si è bloccata, e mi è dispiaciuto tantissimo. Il fatto è che però io sono affezionata a quei personaggi, e quindi in questa nuova partita comunque li ho inseriti, e ho messo Rachel a vivere con questa simmina che avevo creato per una mia amica youtuber, per una sua cosa, ma mi è piaciuta talmente tanto ed è all'opposto di Rachel che le ho messe insieme come migliori amiche. Ho ridato il loro appartamento a Sam Ishuno, e quindi in galleria trovate sia loro due che l'appartamento. Poi per chi ha Instagram avrà letto meglio la personalità di entrambe le ragazze, insomma così, però vedete, ho aperto quella partita ma ci avrò giocato 3 volte sì e no, ma anche per pochissimo tempo, perché molto spesso mi dico ah che bello, oggi quasi quasi gioco, vorrei fare questo, vorrei fare quello, e poi invece mi metto a fare altro e non lo apro proprio il gioco. È così, ma io lo dico più che altro per me stessa, cioè dispiace più a me stessa giustamente, perché mi pare strano
Questo che mi sta accadendo, però è normalissimo, è normale che ognuno di noi abbia queste fasi, ci sta, è un videogioco, cioè nessuno ci costringe a giocare, no? Quindi se non ci abbiamo voglia, non ci abbiamo voglia, finisce lì. Poi, per quanto riguarda invece le altre serie, devo ammettere che la Single Father mi manca tantissimo, anche perché ero quasi giunta alla fine, quella era una challenge e mancavano degli obiettivi. Stavo pensando quasi quasi. Sempre detto tra noi, sperando poi di riuscirci, che magari potrei giocarci da sola, come faccio con la mia current che tutti conoscete, con Alison Cooper. Quindi giocarci da sola, quindi come dire, anche rilassandomi, divertendomi così da sola, fotografando ogni cosa, giustamente, tanto io sono abituata, e poi raccontarvi quello che succede in varie puntate, verso la fine, perché lì veramente ero quasi alla fine. E questo è il mio progetto. Per la Not So Berry non lo so, perché la volevo assolutamente fare quella Legacy, cioè la rimandavo da anni, poi quando finalmente l'avevo iniziata. Vabbè, e anche lì non lo so se poi riprenderò veramente a registrare video o fare sempre così con foto e raccontarvi. Intanto voglio sapere voi cosa ne pensate, se comunque nonostante tutto vi starà bene qualsiasi metodo della serie, basta che vi racconto le mie storie. A me farebbe tanto piacere. Ok, chiuso questo, io non vedo l'ora di sapere della nuova espansione, perché giugno è arrivato, Lea Play è alle porte. E io devo sapere quello che uscirà, perché comunque, nonostante si aspettano università e una meta vacanze, specialmente a mare, grazie, io vorrei la meta vacanze, proprio perché siamo in estate e quindi mi piacerebbe di più mandare i Sim in vacanza, come facciamo noi, no? Si prendono le ferie, vanno in vacanza. Ecco, e quindi sono veramente tanto curiosa e sono in attesa come tutti voi. Quindi finché non ci saranno notizie ufficiali, io non credo alle altre supposizioni, io aspetto quelle ufficiali. E ok, su The Sims penso di avervi detto tutto. Passando invece a chiacchiericcio gravidanza, perché comunque in direct molte mi state scrivendo, a parte che vi manco, ragazzi, siete sempre dolcissimi, perché nonostante, ecco, io sono un po' assente, voi siete sempre presenti e vi ringrazio davvero di cuore. Cioè, è una cosa bellissima, perché comunque si è creata questa comunità molto unita e mi fa tanto piacere. E mi state chiedendo appunto come va la gravidanza, come procede tutto. Procede bene. Sono entrata nel sesto mese, sono adesso a 22 settimane. Faccio anche vedere il panciotto, perché lo so che siete curiosi. Sta crescendo, eccolo qui di profilo, penso si veda bene. È tondo tondo, è troppo bello. A volte io stento ancora a crederci, ve lo giuro che, cioè, ho paura che mi sveglio ed è tutto un sogno. Me l'ha fatto anche con il matrimonio. Cioè, i primi mesi, ma anche adesso, cioè io a volte ho paura di svegliarmi e di rendermi conto che sto vivendo come in una favola, cioè tutto un sogno, invece no, è tutto vero. E io sono felicissima. Non vi ho, cioè, l'altra volta non vi ho detto di che sesso era, perché giustamente era presto, ero al terzo mese. E non lo sapevo nemmeno io, mentre al quinto mese si è visto, si è confermato ed è un maschietto. Cioè, qui dentro c'è un maschiettino piccolino. Comunque è un maschietto, il nome non ve lo dico, magari ve lo dirò all'ultimo, ve lo svelerò all'ultimo, perché anche lì su Instagram già è iniziato, tipo adesso vogliamo sapere il nome, vogliamo sapere il nome, e ve lo dico un po' all'ultimo, cioè mi escono lacrime così, che saranno gli ormoni, ma di felicità, ovviamente. E devo dire che sta procedendo tutto bene, cioè sono molto fortunata perché non ho disturbi, non ho nausea, non ho fastidi tipo odori di alcun genere, niente di niente. L'unica cosa è che è vero, sono cambiati un po' i sapori, nel senso che prima io bevevo il tè a quintali, che sia a colazione, che sia a merenda, a volte anche dopo cena, perché per me il tè è, a parte che era inverno, mo no, però comunque è una coccola perché era caldo e quindi a casa mi piaceva tantissimo, ma non sono più riuscita. Cioè, all'inizio ho provato a berlo, ma mi faceva su e giù, e poi ho scoperto che comunque la teina,
come la caffeina, io però non bevo caffè, è pesante, quindi giustamente non faceva bene. Cioè il nostro corpo è fantastico, cioè ci avverte di queste cose e quindi poi non l'ho più bevuto. Solo che succedeva che a un certo punto la colazione era diventata un dramma, perché io a casa bevo solo il tè oppure il succo di frutta, però non mi sa di colazione, mentre al bar bevo il cappuccino. E a un certo punto anche il succo di frutta mi ha fatto un po' di acidità, mi faceva, e non riuscivo più a berlo, e alla fine mi sono comprata il Montalatte. E anche lì erano anni che lo dicevo, però per me il cappuccino era al bar, era la scusa di uscire, andarmi al bar, farmi il cappuccino e finiva là, perché appunto a casa avevo le alternative, e invece mo no. E quindi mi sono comprata il Montalatte, che è fantastico, è della De'Longhi e mi fa proprio la schiuma da cappuccino. E quindi adesso il cappuccino ve lo bevo a casa e sto benissimo, non mi ha mai dato fastidio, il che sono felicissima. Mentre per il resto, veramente, veramente devo dire che va tutto bene. A parte, vabbè, il mal di schiena, quello è normalissimo, tipo se faccio un po' più di sforzi lo risento tanto, però sto facendo piscina che mi sta aiutando tanto e mi piace perché mi aiuta a sgranchirmi, mi aiuta comunque per la circolazione. Poi adesso che è iniziato anche il caldo, è bello perché vai lì e ti rinfreschi. E poi sono entrata in modalità piena di preparazione del nido, così mi hanno detto, perché in pratica sono delle settimane in cui mi sto riorganizzando cucina, ovviamente svuotando i mobili, pulendo come una pazza, rimettendo i mobili, anche cambiando l'organizzazione, così come il cambio armadio, insomma, tutte queste cose qua. E mi hanno detto: tu sei in preparazione nido. Io non sapevo nemmeno il significato, no? Mi ha detto sì, perché tu in questo modo, mettendo a posto, ripulendo, riorganizzando, buttando una marea di roba, è come se ti stai appunto preparando all'arrivo di. E io ho fatto, ah, mi sa di sì. Mi sa che ci sono in pieno, perché ho proprio voglia di riorganizzare tutto e di sistemare tutto. Ah, ma avete anche chiesto di mostrarvi la cameretta, ma ancora non esiste, cioè ancora non c'è. La cameretta è da sistemare, nel senso che per il momento ci sono appoggiate le mie cose di lavoro. Vi ricordo che sono estetista, perché ogni tanto me lo chiedete. Bisognerebbe prima di tutto svuotarla, buttare appunto le cose inutili che non servono più, dargli una bella tinteggiatura, comprare le cose che mi servono. E poi sì, se siete curiosi, io comunque vorrei fare ogni tanto queste sorte di video in cui vi racconto e vi mostro le cose, perché come vi ho detto sono la prima che le sta guardando e che sto trovando molto utili, quindi magari nel mio piccolo potrei anche io aiutare una neomamma, una futura mamma, per quanto riguarda appunto l'organizzazione in base alla mia esperienza, come appunto io le sto seguendo, come che ne so, a parte la cameretta, anche una preparazione valigia per l'ospedale, i primi acquisti, il corredino, insomma, queste cose qua. Fatemi sapere se come video vi piacerebbe vederli. Ovviamente al di fuori di The Sims, farò una playlist a parte. Comunque, prima di chiudere il video, perché appunto adesso vi ho davvero raccontato tutto, volevo farvi vedere i primi acquisti e regali che ha ricevuto, e sono in questa scatola regalatami dai miei genitori, perché a Pasqua, a sorpresa, mi hanno regalato le prime cose. E il bello è che ancora non si sapeva se era maschio o femmina, ma tanto loro comunque sanno che a me piacciono moltissimo le cose neutre, quindi beige, panna, un po' di grigio. Non mi piacerebbe avere un armadio tutto celeste o tutto rosa, riferito al sesso, no? Mi piacciono molto le cose neutre. E poi aggiungerci quel tocco di colore. Allora, sono arrivati i primi bodini. Piccolerebbe. Prima misura, ovviamente. C'è questo. E c'è questo qui, questo poi è carinissimo perché c'è scritto: quando mamma non c'è, i piccoli tesori si scatenano. Cioè, l'amore.
Poi la mia mamma, che è bravissima di fare le cose a mano, mi ha ricamato questo bavaglino e la camicetta della fortuna, questa qui c'ha al fiocchettino. Ok, poi è arrivata la prima tutina di Ciniglia, questa è un po' più grande, 1 o 3 mesi, perché appunto è Ciniglia, io partorirò i primi di ottobre, quindi andrò incontro all'inverno e questa poi sarà perfetta per dopo ed è dell'autunno. Vedete i colori beige, neutri, che adoro ed è meravigliosa. Poi sempre la mia mamma a mano mi ha fatto le prime scarpette. Tartate, sono l'amore, con i calzini dentro li ha messi lei. E la coperta, sempre fatta a mano, color panna ovviamente, che sta proprio di coperta. Ovviamente tutte queste cose qui poi andranno lavate, stirate e tutto, ma è veramente molto presto. Poi, come regalo, ho ricevuto dagli zii di mio marito un'altra camiciola della fortuna, questa qui con il giallo, e ha una stellina e c'è scritto Little One. Poi una pochette della Thun, questa sarà molto carina e pratica nel mettere le sue cose come creme, cremine, che ne so, ciucciotti in più, insomma, queste cose qua ed è molto molto bella. Poi da un'amica ho ricevuto un altro bavaglino, in questo caso è ricamato ed è così, come vedete anche in questo caso i colori sono neutri ed è un coniglietto sempre con un palloncino con scritto Hello, adorabile, cioè è troppo carino. Sempre prime misure, piccolissimo, delicatissimo. E quando io e mio marito abbiamo saputo che era maschietto, una volta usciti dal ginecologo, siamo corsi nel negozio per bambini, in questo caso da Primigi, e abbiamo preso la prima tutina e questa la metterò proprio quando nasce, proprio la primissima tutina ed è così. All'elefantino con i palloncini. E cioè, sono innamorata di questa tutina. La adoro, infatti appena l'ho vista ho fatto no, quando partorirò deve indossare questa per prima, perché il fatto dei palloncini sembra come a dire appunto è festa, benvenuto. E il bello è che io comunque, mentre guardo i video, comunque cerco ispirazioni su Pinterest, comunque sull'iPad mi sto scrivendo tutto, perché ho paura di dimenticarmi qualcosa, mi sto scrivendo quello che mi servirà, insomma tutte queste cose qua, prendendo spunto appunto dalle donne che stanno facendo questi video. Che veramente grazie, grazie perché secondo me sono molto utili come tipo di video. E mentre cercavo le mie ispirazioni, cioè quello che potrebbe piacere a me, che sia anche per una cameretta, insomma lo stile, quando ancora non sapevo appunto del sesso, comunque andavo sempre dove c'erano i palloncini o la mongolfiera o le nuvolette. E l'elefantino, secondo me quest'anno poi c'è tanto elefantino perché è uscito Dumbo. Secondo me è proprio un richiamo a Dumbo e poi vabbè, poi si è saputo che era maschietto, quindi perfetto, ma tanto erano cose che anche per una femminuccia sono perfette, perché palloncini, mongolfiera, sono simboli, decorazioni che adoro, mi piacciono tantissimo, quindi cioè, quando ho visto questa tutina, che poi io non l'avevo vista, cioè inizialmente quando sono entrata nel negozio e guardavo lo scaffale c'erano poche cose. E ci stavo rimanendo anche un po' male perché avevo la smania di comprare, ma dicevo no, non mi piace niente però. E invece mio marito poi ne ha aperta una, ha fatto e questa? E io, oh, assolutamente sì, cioè palloncini, elefantino, giallo, celeste, ok prendi. Perché poi i pois, io adoro i pois, le righe, insomma, è la perfezione. C'era tutto quello che cercavo. E questo, quindi ragazzi, io vi lascio perché mi sa mi sono dilungata con le chiacchiere. Vi aspetto sotto nei commenti, magari ci vedremo in un prossimo vlog. Grazie a tutti per essere stati qui a chiacchierare con me e a presto. Ciao!